TheEconomy.it vi offre una chiacchierata con il nostro consueto ospite, professor Fabio Verna, economista e docente universitario. E in questo caso ci siamo riproposti di parlare della disabilità e di quello che concerne sull'attività di questo governo che ha messo un ministero sulla disabilità guidato da Erika Stefani della Lega. In realtà usciamo da un periodo ed entriamo in un periodo altrettanto imbarazzante in cui quello che è il cosiddetto terzo settore e la cosiddetta inclusione è stato assolutamente dimenticato. Per il problema del Covid. Addirittura non c'è stato nessun provvedimento a favore dei disabili in questi mesi in cui tra decreto ristori, decreti semplificazione e vari tentativi di indennizzare le varie categorie sono stati distribuiti, o almeno si è detto che sarebbero stati distribuiti fondi a pioggia, ma in realtà il terzo settore, né i disabili in sé, né le associazioni che se ne Assistono. occupano, che li assistono, sono entrate mai in questo discorso. Oggi c'è il nuovo governo Draghi ha un Ministero della Disabilità. Quanto incide la disabilità sul mondo del lavoro, soprattutto in un momento in cui si parla di grandi stravolgimenti e anche di licenziamenti, e come si può intervenire a favore di chi è più sfortunato? Mi faccia fare un piccolo passo indietro parlando di un dato che secondo me è di una tristezza infinita. Un nostro concittadino che purtroppo ha avuto la sfortuna di avere meno doti fisiche dalla vita, percepisce come indennità per questa sua minor abilità un importo che più o meno possiamo assommare fra intorno ai 300-350 euro al mese. Più, ove avesse necessità dell'accompagno, c'è anche un bonus per l'accompagnatore che provvederà agli spostamenti di questo nostro cittadino che avrà purtroppo difficoltà di deambulazione. L'assistenza, sì. Ora, quello che mi lascia perplesso da uomo dei numeri è che il nostro Stato si permette di mantenere una serie di numerosissima di persone che hanno un reddito di cittadinanza che è pari a circa 750 euro al mese, che è quasi il doppio di quello che percepisce un nostro cittadino che è impossibilitato ad avere una vita normale o comunque inserirsi in maniera efficace nel mondo del lavoro. Questo è un dato che io trovo, non voglio usare parole volgari, ma veramente mi tocca nel profondo del cuore, la mia sensibilità ne è colpita. Applauso al Presidente del Consiglio Mario Draghi che nei ministeri ha finalmente riportato un ministero che si dovrà occupare particolarmente delle disabilità e questo credo che sia un plauso di questo governo. Venendo alla mia domanda da uomo che si occupa di economia e di economia del lavoro, perché chiaramente il lavoro è il motore poi dell'economia, abbiamo un problema di occupazione gravissimo. Ce lo portavamo prima dalla grande crisi, quella definita dei subprime, che è scatenatasi negli Stati Uniti nel 2008-2009, è arrivata poi nel nostro paese 2010-2011 e che non avevamo purtroppo ammortizzato. Questa crisi si è accentuata in maniera gigantesca nel 2020 con la pandemia sanitaria, dove tantissime attività hanno chiuso i battenti, tantissimi lavoratori sono stati messi in cassa integrazione, le casse integrazioni sono state pagate con forti ritardi. A brevissimo scadrà anche quello che è stato il famoso DCPM voluto dall'allora presidente Conte che bloccava i licenziamenti e si aprirà un'altra voragine. Ma soprattutto, se vi sono tante persone in cerca di lavoro, questi nostri concittadini meno fortunati avranno anch'essi minore opportunità rispetto ad altri nostri concittadini che almeno a livello di salute possono inserirsi più facilmente. Riterrei che vi possano essere delle teorie per dare modo, proprio perché stiamo parlando di un nuovo mondo del lavoro, proprio perché il Recovery Fund cerca di creare un nuovo tipo di occupazione, di dare un nuovo spazio
dove il mondo della digitale, dove il mondo della comunicazione multimediale potrebbero dare maggiore spazio a questi nostri concittadini, mi permetto di dire a questi nostri fratelli meno fortunati. Quindi diciamo che accanto a quello che è un concetto che già è molto ben chiaro nelle istituzioni, che è quello dell'inclusione, ci dovrebbe essere anche quello della formazione comunque e della dotazione, perché come abbiamo visto con le DAD, la didattica a distanza nelle scuole, molti sono rimasti indietro semplicemente perché non hanno un computer, non hanno una connessione a internet. È questo che Questo è uno dei potrebbe passaggi, ma essere uno dei il passaggi. nostro paese che da anni parla di green economy, di economia digitale, noi ancora non abbiamo la banda larga completamente diffusa su tutto il territorio nazionale, per cui è inutile che noi ci raccontiamo delle cose bellissime che sicuramente auspichiamo tutti avvengano quanto prima, ma poi quello che chiamiamolo l'hardware di questo mondo virtuale ci manca e per cui siamo più lenti, abbiamo minori connessioni. Sicuramente bisognerebbe fornire, secondo me, da cittadino, non da economista, sosterrei che dovrebbe essere a titolo gratuito, tutti i nostri concittadini, i nostri fratelli che hanno delle disabilità, di tecnologia che gli consenta di vivere un rapporto col mondo esterno, avvantaggiandosi dalla virtualità in Ma i questo fondi caso. ci sono perché studiando le norme del recovery sostanzialmente si arriva all'idea che debba essere comunque produttivo e che non preveda fasce di assistenzialismo. Come superare questo problema, se è vero? Allora, sicuramente il Recovery Fund vorrei dare un impulso nuovo, vuole portare l'Italia da una economia degli anni 2000 a quella del terzo millennio, dove chiaramente ci deve Già al essere. terzo millennio Siamo pensiamo. entrati, siamo entrati, siamo all'alba del terzo Sì, millennio in realtà. Ma questo terribile. chiaramente che cosa vorrebbe l'Europa che ci dota di questi 208 miliardi? Cosa desidererebbe da noi? Che noi facessimo degli investimenti che siano capaci di auto poi finanziarsi, per cui che generi il loro reddito. Ove noi dovessimo occuparci di dare un sostegno o alle associazioni o ai singoli nostri concittadini che purtroppo hanno questi gravi handicap, è chiaro che bisognerebbe ipotizzare di inserirli in un mondo del lavoro dove anche chi ha minori capacità fisiche possa ugualmente confrontarsi e diventare operativo e possa ugualmente dare un valore aggiunto e contribuire a creare un gettito, per cui chiaramente essere in linea con le richieste che ci vengono fatte da Bruxelles, ma soprattutto credo che dovrebbe essere in linea questo con un'etica morale che noi italiani credo che nei secoli abbiamo sempre dimostrato di avere. Quindi abbattimento delle barriere architettoniche, formazione, Per creare inclusione. reddito, sicuramente formazione, dotare i nostri fratelli di strumenti che gli possa consentire anche senza spostarsi. Esiste lo smart working, esiste l'home working? Mettiamo in condizione una serie di nostri concittadini che hanno avuto difficoltà di recarsi al lavoro di lavorare da casa. Ma non sarebbe chiuderli dentro. Per il periodo di lavoro siamo tutti purtroppo chiusi dentro Ah in beh, sì, questo in questo periodo, a momento parte che lo siamo a sì. livello nazionale con il lockdown, ma comunque anche se noi andassimo in un ufficio, comunque saremmo chiusi in un ufficio. Per cui, Certo, e poi certo. posso anche dire una cosa, non mi è mai capitato, purtroppo sono stato fortunato e nonostante i capelli bianchi ancora la mia fisicità funziona. Ma mi è capitato per periodi fortunatamente brevi di avere delle situazioni, fratture, incidenti, Certo, fortuni. accidenti che ti Esatto, costringono esattamente. In quel momento invece il computer, la virtualità mi ha aiutato moltissimo. Per cui in questo caso forse questo passaggio, questa transizione, c'è cioè questo famoso ministero della transizione green, della transizione ecologica, che vuole essere non solo a livello di abbattere tutti quelli che sono i consumi energetici fossili, ma che comunque spostare un lavoro su delle fasce che possa essere un lavoro a distanza, sicuramente questo potrebbe offrire delle opportunità. Questo logicamente per le persone con disabilità fisica, la disabilità mentale, cioè parliamo di autistici, schizoidi e il resto di questo. Non so se, perché chiaramente io vengo da una formazione e da studi completamente diversi, se poter portare queste persone che hanno queste forme
di autismo, che hanno queste problematiche di fronte a un computer, posso in qualche modo aiutarli. Noi abbiamo visto che i bambini che hanno 2-3 anni riescono già a far funzionare i tablet dei loro genitori perché riescono, pur senza saper leggere e Sicuramente, scrivere, sicuramente può andando essere a una colore. soluzione. Qui ammetto la mia ignoranza, ma ho una formazione completamente diversa. Evidentemente c'è un ministero della disabilità che dovrà trovare delle risposte La mia a esperienza questi invece di problemi. uomo di impresa mi dice che ho visto in tante aziende assumere persone che hanno sicuramente minor fortuna, ma che sono riuscite comunque a inserirsi nel mondo del lavoro e che peraltro questo loro inserimento nel mondo del lavoro non solo gli ha concesso un reddito perché è doveroso che chi lavora percepisca un reddito, ma soprattutto gli ha dato una realizzazione umana Certo. che per chi si trova al margine della società è un elemento grave, di una forte, forte tristezza che sicuramente invece essere nel coacervo del mondo del lavoro sicuramente fa parte di qualcosa che ti consente di avere una qualità di vita migliore. Molto bene, professore. Ringraziandola, diamo appuntamento a... Noi dobbiamo portare questa istanza al neo ministro, Ah, certo. che è una donna competente, una donna che sicuramente farà sua Che conosce questi temi così questi temi gravi così e gravi, per certo. cui potrà incidere in Consiglio dei Ministri per far sì che parte dei fondi del Recovery Fund, nei termini che Bruxelles chiaramente consentirà, possono essere impiegati per creare o formazione o posti di lavoro adatti per persone che vogliono comunque vincere la disabilità. Molto bene. Alla prossima allora, grazie.